Mazzara Pro Favara, Coppa Italia. Ho il piacere di salutare il pubblico, i giocatori, le squadre e soprattutto ho il piacere anche di avere accanto a me il nostro sindaco della città di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, l'assessore Reina e l'assessore Giacalone. Ecco, ci fermiamo qua, signor sindaco, proprio per rivolgere i saluti e gli auguri. Passo a lei la parola. Grazie Francesca, saluto il pubblico, saluto tutti i giocatori pronti per questa sfida. Volevo cogliere l'occasione di questa importante partita per fare gli auguri a tutta la tifoseria del Mazzara, ai nostri ospiti e a tutta la cittadinanza. Ho qui questo panettone al pistacchio preparato dal Mazzara Calcio. Io ringrazio la presidenza, ringrazio tutta la struttura amministrativa del Mazzara, la dirigenza, e ringrazio in questo momento Francesca Incandela per questo invito. Tanti auguri, auguro buone feste serene e Dio sa di quanto ne abbiamo bisogno in questi giorni. E forza Mazzara, viva Mazzara! Grazie sindaco, e naturalmente gli assessori si accodano ai saluti, agli auguri e soprattutto alla squadra. In bocca al lupo, arrivederci. Amiche, amici, appassionati sportivi, buon pomeriggio da Luca Di Noto, un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara, dove quest'oggi andrà in scena la sfida tra Mazzara e Pro Favara, valevole per i quarti di finale, la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di eccellenza, con la cortese collaborazione di Vincenzo Pipitone alle riprese e alla regia. Andiamo a leggere le formazioni ufficiali delle squadre che oggi si affronteranno in campo. Favara scende in campo con Zendin, Matica, Rizzo, Bossa, Pannea, Muscarino, Contini, King, Garriga, Giuffrida e Rinaldo. A disposizione in panchina col numero 12 Scannella, col 13 Axante, col 14 Passio, col 15 Castronovo, col 16 Barba, col 17 Aureliano, col 18 Camilleri. Allenatore il signor Francesco Tudisco. Il Mazzara invece scende in campo con Pizzolato, Bulades, Zerillo, Abbate, Lombardo, Rallo, Maniscalchi, Bage, Guaiana, Ela Fraui e Melia. A disposizione di mister Manuele Domenicali in panchina troviamo Simone Marino, Aiello, Muredini, Pirrello, Cardella, Federico, Bisciotta, Pulizzi e Gancitano. Arbitrerà l'incontro terna arbitrale tutta palermitana, composta dal fischietto Francesco Colizzotto e dal primo assistente Giuseppe Lugaro e dal secondo assistente Domenico Cono. Vediamo adesso i calciatori che vanno a ricevere l'applauso della tribuna e della curva, dove è presente una piccola rappresentanza di tifosi gialloblu, presenti anche tre supporter ospiti in gradinata. Insomma, si sono sobbarcati questa trasferta anche abbastanza lunga per assistere all'incontro odierno e per sostenere la propria squadra. Forza Mazzara! Ricordiamo che si parte dal risultato di 1-0 della gara d'andata, quindi Mazzara che giocherà con il vantaggio di aver vinto la gara d'andata allo stadio Bruccoleri di Favara. Dunque agli uomini di mister Domenicali basterà un pareggio o una vittoria per passare al turno successivo. Due risultati su tre quindi per il Mazzara per approdare in semifinale, dove eventualmente affronterà una tra Acragas e Marineo, mentre l'incontro è appena iniziato. Pro Favara invece che sarà costretta a vincere se vorrà approdare in semifinale. Vediamo subito Maniscalchi che torna indietro da Rallo. Rallo prova a impostare l'azione da dietro, cerca un compagno, lo trova in Melia sulla sinistra. Melia prova ad accentrarsi e serve Abbate a centrocampo.
Abate adesso cerca una soluzione sulla destra dove c'è Bulades. Bulades prova il lancio in avanti per El Amraoui, che fa una piccola sponda di testa per Guayana. Ancora Guayana prova a dialogare con il compagno, ma il Mazzara perde palla, la riconquista il Profavara, che poi non riesce però a riportarsi in avanti. Guayana insegue il pallone, lo tiene in campo, mette in mezzo dove c'è Melia, che però non arriva sulla sfera. Adesso il giovane calciatore mazzarese prova a portarsi in avanti, ma viene fermato al limite dell'area. Palla che però finisce tra i piedi di Bace. Adesso arriva il fischio dell'arbitro per una giocata irregolare. Sarà calcio di punizione in favore della formazione ospite. A incaricarsi della battuta sarà il portiere ospite Sendin. Vediamo la battuta che arriva adesso. Palla in avanti a cercare l'attaccante della Profavara, che poi vince un rimpallo con Abate soltanto per un momento. Il numero 4 del Mazzara allarga sulla destra per Maniscalchi, la palla però è troppo lunga, finisce in fallo laterale. Questo odierno è il terzo confronto tra le due squadre, che si sono già affrontate anche in campionato, proprio qui al Nino Vaccara. La Profavara si impose per 2-0 con le reti di Passiu e Piraneo in pieno recupero sul rigore, sconfitta che fu fatale all'allora tecnico del Mazzara Dino Marino, al posto del quale arrivò proprio dalla gara successiva il nuovo mister Manuele Domenicali. Poi le squadre si sono riaffrontate anche un paio di settimane fa proprio al Bruccoleri di Favara per la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia d'Eccellenza. In quel caso fu ancora una vittoria in trasferta proprio per il Mazzara, che si impose nei minuti finali. Era pieno recupero, il 91esimo, arrivò la rete decisiva del giovane Calogero Melia, che appunto ha dato il piccolo vantaggio di poter usufruire di 2 risultati su 3 oggi per poter approdare in semifinale. Calcio di punizione intanto per la Profavara, che prova a ripartire dal portiere. Sendin prova a giocarla con i piedi e cerca una soluzione sulla sinistra dove trova Rizzo. Rizzo poi fa rimpallare il pallone su Maniscalchi. Il guardalinea assegna la rimessa proprio al Mazzara. Maniscalchi lascia l'incarico a Bulades. Bulades con le mani cerca subito Guayana. Guayana prova a difendere palla sulla pressione degli avversari, ci riesce e serve indietro Bace. Bace riparte da Rallo. Rallo cerca il lancio in avanti sulla destra nella zona di Maniscalchi. Arriva la sovrapposizione anche di Bulades, che però non viene servito dal compagno. Maniscalchi poi prova un infiltrante per Guayana, che la tiene in campo soltanto per un momento. Poi l'attaccante scivola e la palla finisce sul fondo, quindi sarà rimessa dal fondo per la Profavara. Diciamo terzo confronto stagionale tra le due squadre, finora soltanto successi in trasferta tra queste due squadre gialloblu. Per quanto riguarda invece il cammino in Coppa Italia, ricordiamo che il Mazzara agli ottavi di finale ha eliminato il Castellammare. È stata una doppia vittoria grazie alle reti di Bulades e Abate. Sia all'andata che al ritorno hanno deciso il doppio confronto con il Castellammare. Mentre per la Profavara ha fatto 2 vittime illustri, al primo turno ha fatto fuori il Canicattì, mentre agli ottavi di finale ha eliminato la Nissa. Vediamo adesso la formazione ospite, che prova a proporsi sulla destra, però Melia riconquista il pallone e prova a ripartire da dietro. Zerillo per Pizzolato. Pizzolato cerca ancora in avanti El Amraoui, che però perde di vista la sfera. Poi Profavara, che prova a ripartire dal portiere, sulla pressione di El Amraoui arriva il rinvio. C'è un giocatore che rientra dal fuorigioco, si disinteressa della palla. Poi Zerillo cerca Melia sulla sinistra. Melia difende il pallone, prova a conquistare una rimessa laterale che però non arriva. Palla che finisce nuovamente tra i piedi di Rallo. Rallo con tutta calma prova a ripartire da Pizzolato. Pizzolato vediamo che ha forse qualche problema con il sole, perché si protegge la vista per non farsi accecare. Adesso Guayana in avanti dopo la sovrapposizione di Bulades. Guayana prova a mettere in mezzo per El Amraoui. El Amraoui prova la conclusione, palla che finisce a Melia e il Mazzara è in vantaggio. Quando siamo al quinto minuto la sblocca ancora una volta Calogero Melia. L'uomo che ha deciso la gara d'andata al momento sta decidendo anche la sfida di ritorno. Mazzara 1, Profavara 0, dopo 5 minuti la sblocca ancora una volta Melia. E bravo Melia Calogero, che ha segnato il primo gol per il Mazzara. Sentiamo pure l'annuncio della speaker.
segniamo subito sul taccuino il gol del Mazzara che passa in vantaggio alla prima vera e propria occasione della gara. Finora non c'erano stati grosse cose da segnalare. Adesso alla prima vera e propria sortita offensiva, ricordiamo azione sviluppata sulla destra da Guayana che ha cercato in mezzo il servizio per El Amraoui, palla che poi è finita sui piedi di Melia. Melia che ancora una volta non ha sbagliato e ha punito nuovamente la Profavara. Quando siamo dunque nel corso del sesto minuto, ricordiamo subito il punteggio: Mazzara 1, Profavara 0. Profavara che adesso sarà costretta ad accelerare i ritmi di gara se vorrà provare quantomeno a rimettersi in corsa, perché per il discorso qualificazioni le cose si fanno anche abbastanza complicate per la formazione di mister Tudisco, mentre proprio la formazione agrigentina conquista un fallo laterale, parla per King che preferisce partire da dietro. L'Amraoui per poco non vince un contrasto con il numero 5 Fallea, però poi la Profavara si distende sulla sinistra. Maniscalchi recupera un pallone sulla destra, prova a servire in avanti El Amraoui. El Amraoui che salta secco un avversario, lo mette giù, fallo. Arriva anche il primo cartellino giallo del match all'indirizzo proprio, non abbiamo visto di chi si trattava, era forse il numero 5 Fallea, probabilmente sì. Dunque, primo ammonito nelle fila ospiti, calcio di punizione da buona posizione per la squadra di mister Domenicali. Sul punto di battuta sono addirittura in tre, si tratta di Bace, di Maniscalchi che adesso però si sta allontanando e di El Amraoui. Vedremo chi si incaricherà di battere questo calcio di punizione. In ogni caso, piccola curiosità statistica da segnalare, continua la tradizione di chi decide la gara d'andata decide anche quella di ritorno. Al momento Melia è andato a segno sia all'andata che al ritorno, così come avevano fatto Bulades e Abate nel doppio confronto col Castellammare. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, Bace prova a mettere in mezzo, prova la conclusione in porta, in realtà palla respinta dalla difesa della Profavara. Adesso sfera che viene controllata agevolmente da Zerillo che prova a mettere in avanti. La palla però finisce tra le mani di Sendin che poi rinvia subito. C'è Pizzolato che per poco non rischia, rinviando direttamente sul petto di Garriga, poi si riporta palla in area e la controlla con le mani. Pizzolato continua ad avere qualche problema con il sole, vediamo che continua a proteggere la vista per non restare accecato. Adesso arriva il rinvio sulla destra a cercare Maniscalchi, la palla però finisce direttamente in fallo laterale, sarà il numero 3 Rizzo ad incaricarsi della battuta. Fallo laterale per la Profavara appena battuto. Arriva il rinvio della difesa del Mazzara, Lombardo direttamente per Guayana che entra in area, Guayana la mette giù col sinistro, ci prova ma la palla termina sul fondo, un tiro strozzato sulla pressione anche di un difensore ospite. Guayana che ha controllato bene la palla con il petto portandosela dentro l'area, poi il tiro è stato strozzato ed è terminato sul fondo, dunque si riprenderà con un rinvio dai piedi di Sendin. Colpo di testa di Lombardo su Garriga. Adesso la Profavara prova a controllare palla in mezzo al campo, palla che finisce però in fallo laterale in favore del Mazzara. Guayana di testa vince un duello, conquista un altro fallo laterale per la squadra di mister Domenicali, se ne incarica Bulades che lancia subito il numero 9 in avanti. Guayana controlla la sfera, poi preferisce servire Maniscalchi un po' più indietro, Maniscalchi che salta un avversario, si porta palla sul destro, prova a mettere in mezzo, dopo un rimpallo arriva Guayana, la palla, adesso c'è Abate al limite dell'area anticipato però da un avversario, la Profavara prova a ripartire, viene in possesso di palla Giuffrida. Poi è Bossa a controllare la sfera, adesso King. King subisce un brutto fallo da Abate che rischia anche qualcosina, si chiarisce subito con l'arbitro e anche con l'avversario. Non arriva nessun provvedimento disciplinare per Abate, che ricordiamo fa parte dei diffidati del Mazzara. Adesso andremo a snocciolare anche qualche curiosità per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari delle due squadre. Ciò che conta è che il calciatore con la maglia numero 4 non è stato ammonito, ma ricordiamo che ha rischiato qualcosa perché
in termini di regolamento poteva anche starci il cartellino. Abate dunque graziato dall'arbitro. Diciamo, andiamo a vedere un pochino il prospetto disciplinare delle due squadre. Pro Favara che arriva qui al Nino Vaccara con due squalificati. Si tratta di Bamba che sconterà quest'oggi l'ultima delle tre giornate di squalifica rimediate agli ottavi di finale, e di Pietro Marino che è stato ammonito nella gara d'andata, era diffidato e dunque salterà la gara odierna. I diffidati sono quattro per il Mazzara, si tratta di Abate, El Amraoui, Lombardo e Simone Marino, e tre per la Pro Favara, si tratta di Passiu, Marchica e Sendin. Adesso Pro Favara che prova a distendersi in avanti, Giuffrida prova a saltare Abate che però riconquista il pallone, palla per Guayana che poi per poco non perde un contrasto ma difende bene il pallone. Maniscalchi adesso prova ad avanzare, si guadagna un po' di spazio, arriva il rinvio di Fallea, poi intervento duro su Abate stavolta da parte di Rinaldo, l'arbitro dice che non è regolare, fischia un calcio di punizione in favore del Mazzara. Quando siamo nel corso del dodicesimo minuto, poca roba da segnalare se non il gol del vantaggio del Mazzara arrivato dopo 5 minuti con Melia. È un'occasione collezionata poco fa per il Mazzara, sempre con Guayana, il cui sinistro però è finito sul fondo, un sinistro strozzato anche per un intervento di un difensore avversario. Adesso palla per Melia che controlla sull'auto di sinistra, lancia Zerillo che prova a mettere in mezzo dove c'è El Amraoui, il sinistro di El Amraoui però termina alto direttamente nella curva dove sono presenti i sostenitori gialloblu. Dunque terza occasione nel giro di 13 minuti, 12 minuti e mezzo per il Mazzara. El Amraoui stavolta non ha inquadrato la porta. Il risultato che resta fermo sull'1-0. Rinvio dal fondo da parte di Sendin a cercare Garriga, anticipato però dall'intervento di Rallo che poi resta anche a terra. Palla adesso indietro per Pizzolato che cerca sulla destra Maniscalchi. Intervento di Rizzo ad anticipare il nuovo arrivato del Mazzara. Poi è Rinaldo a controllare la sfera, serve King e prova a ripartire la Pro Favara. Abate recupera il pallone, poi serve El Amraoui che vince anche un rimpallo. Adesso c'è un po' di confusione in mezzo al campo, fa ordine proprio Abate che riparte da Capitan Lombardo, per poco non sbaglia il lancio intercettato da un avversario, ma il Mazzara guadagna un fallo laterale battuto proprio da Bulades che torna indietro da Capitan Lombardo. Palla adesso per Rallo. Rallo prova a guadagnare qualche metro, serve palla a Bagia che riparte però ancora una volta dal portiere Pizzolato. Pizzolato sulla destra cerca Bulades. Bulades di testa prova a fare una sponda per Guayana che riceve anche un colpo quasi proibito. Poi il Mazzara conquista un fallo laterale, non è dello stesso avviso il primo assistente dell'arbitro che assegna la rimessa con le mani alla Pro Favara. Anche qua ci poteva stare un provvedimento disciplinare, un fallo, invece non è stato ravvisato nessun intervento irregolare da parte dell'arbitro. Tanto la Pro Favara prova a ripartire, ma adesso sì che l'arbitro fischia il fallo subito da Bulades. Sarà calcio di punizione per il Mazzara. Sul punto di battuta è Lombardo che lancia in avanti nella zona di Guayana. Guayana però viene anticipato da Fallea, poi Bage apre tutto a sinistra dove c'è Melia che rincorre il pallone. Melia lo mette a terra, prova a entrare in area, se l'allunga un po' troppo la difesa della Pro Favara libera in avanti. Garriga anticipa Rallo e prova ad autolanciarsi sulla destra, si porta però il pallone fuori. Il guardaline segnala così una rimessa laterale in favore del Mazzara. Zerillo sul punto di battuta cerca in avanti nuovamente la sponda di Guayana che prova a lanciare Melia, anticipato però da un avversario. Bossa adesso col pallone tra i piedi, serve Giuffrida che prova a lanciare in avanti, ma Zerillo è lì presente a rilanciare nella zona di Guayana che resta a terra, ma l'arbitro non fischia nulla. C'è ancora la Pro Favara in possesso di palla con il numero 6 Buscarino che riparte da Sendin. Sendin all'ennesimo lancio in avanti nella zona di Garriga, anticipato ancora una volta da Rallo.
c'è un po' adesso di confusione in mezzo al campo, risolve tutto Bace con un colpo di testa che finisce però fuori, fallo laterale per la Profavara che riparte subito con Giuffrida, palla per Bossa. Adesso è Melia che recupera il pallone soltanto per un attimo per il Mazzara, perché Giuffrida se ne rimpossessa. Fallea allarga sulla sinistra per Rizzo. Rizzo prova a saltare secco Maniscalchi. Maniscalchi che viene saltato e Rizzo che prova a lanciare King, anticipato da Lombardo che poi trattiene anche il pallone. Attimi di nervosismo tra i due. King batte subito la rimessa laterale a cercare Giuffrida. Adesso la Profavara prova anche confusamente a portarsi in avanti. Vediamo palla allargata sulla destra. È un cross in mezzo a cercare Garriga che anticipa Lombardo. Il tiro però non impensierisce minimamente Pizzolato che blocca agevolmente e fa ripartire subito l'azione del Mazzara da Maniscalchi sulla destra. Maniscalchi ricerca in mezzo Bace. Bace adesso in possesso di palla, lancio sulla destra per El Amraoui, anticipato da Rizzo. Abate mette giù il pallone, poi palla ancora tra i piedi di Bace che cerca ancora sulla destra Bulades. Bulades riparte da Capitan Lombardo. Lombardo prova il lancio sulla destra per Maniscalchi che chiede l'1-2 e lo ottiene con El Amraoui. Fallea però anticipa il numero 7, uno dei nuovi arrivati in casa Mazzara, e conquista un fallo laterale. Diciamo di Maniscalchi uno dei nuovi arrivati in casa Mazzara, sono 4 in totale i nuovi arrivati dall'apertura del mercato di dicembre. Si tratta di Maniscalchi, Cardella, e poi c'è Nuredini. Intanto una conclusione dalla distanza di Bace che però finisce lontana dalla porta difesa da Sendin. Diciamo dei nuovi acquisti, oltre a Maniscalchi e Cardella sono arrivati anche il difensore Nuredini e l'esterno d'attacco classe 2002 Samuele Tomasino. Maniscalchi è l'unico finora ad aver giocato titolare entrambe le partite a disposizione. Gli altri hanno invece presenziato in panchina, tranne Cardella che nella trasferta di Castellammare è entrato nel corso del secondo tempo. Un lancio di El Amraoui in avanti per Guaiana, viene ravvisata posizione irregolare da parte dell'attaccante del Mazzara. Dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore della formazione di Mister Tudisco. Palla tra i piedi di Fallea. Lancio in avanti al cercare Rinaldo, anticipato da Bulades. Non c'è nulla di irregolare secondo l'arbitro, il Mazzara conquista un fallo laterale. Bulades subito a cercare Bace che di testa cerca un compagno in avanti, la Profavara recupera palla, adesso sfera tra i piedi di Giuffrida. Giuffrida che prova a saltare un paio di avversari, perde palla ma la riconquista il terzino destro Marchica. Adesso è ancora Giuffrida col pallone tra i piedi. Riparte dal portiere Sendin. Sendin che prova a cambiare gioco cercando sulla sinistra Rinaldo, anticipato di testa da Bulades. Maniscalchi controlla la sfera, salta un avversario ma perde la sfera a favore di King. Poi palla per Bossa, ancora King sulla sinistra per Rizzo. Rizzo viene contrastato da Maniscalchi che concede una rimessa laterale alla formazione ospite. Siamo nel corso del 19° minuto, ricordiamo il risultato di 1-0. Dunque, se andiamo a considerare l'aggregato tra andata e ritorno, Mazzara che è in vantaggio di 2 reti nei confronti della Profavara, vista anche la vittoria nella gara dello stadio disputata un paio di settimane fa al Bruccoleri. Adesso prova la conclusione da fuori Contino, palla che però finisce lentamente tra le braccia del portiere Pizzolato. Profavara che dunque prova ad affacciarsi in avanti. Bulades prova a cercare un compagno in avanti, Bulades cerca e trova Guaiana, Guaiana che poi dialoga con El Amraoui, vediamo un giocatore della Profavara che è rimasto a terra, adesso Guaiana vede che i compagni si sono fermati, butta fuori il pallone. Guaiana però ha qualcosa da ridire nei confronti proprio di Fallea, che è il giocatore rimasto a terra poco fa proprio in seguito a uno scontro tra i due giocatori. L'attaccante ha però buttato fuori il pallone con un gesto di grande sportività. Vediamo Fallea che si rialza senza gravi conseguenze in mezzo al campo. Si riprenderà dunque con una rimessa laterale per la Profavara.
gioco ancora fermo. Adesso palla affidata al portiere Sendin che rilancia in avanti ma restituisce la sfera al Mazzara con un gesto di fair play. Mazzara che riparte dal portiere Pizzolato. Pizzolato studia il piazzamento dei compagni, poi opta per un lancio in avanti nella zona presidiata ancora una volta da Maniscalchi che viene anticipato da Rizzo. Guaiana insegue il pallone, protegge la sfera e guadagna un fallo laterale. A incaricarsene sarà Bulades, che studia la soluzione migliore. Opta poi per servire Bace che riparte dai piedi di Lombardo. Lombardo prova a lanciare in avanti Maniscalchi che viene però anticipato da Rizzo. Sarà ancora una volta rimessa con le mani per il Mazzara. Sul punto della battuta con le mani c'è ancora una volta il numero 2 Bulades. E Lambraui finisce a terra sul servizio di Bulades, l'arbitro ravvisa un fallo da parte di King e assegna un calcio di punizione in favore del Mazzara. Battuta quasi a sorpresa il calcio di punizione, Bulades mette in mezzo dove però arriva l'intervento di Sendin ad anticipare qualunque calciatore. Dunque Mazzara che ancora una volta si affaccia in avanti dalle parti del portiere della Profavara. Adesso la palla viene agevolmente recuperata dai giocatori del Mazzara con Zerillo e Bace che dialogano. Zerillo adesso prova ad avanzare sulla sinistra e prova a cambiare gioco sulla destra per Maniscalchi. Arriva però in chiusura l'intervento di Rizzo che con la testa consegna il pallone al proprio portiere. Adesso azione che potrà ripartire dalla zona dell'estremo difensore della Profavara. Sendin va al rilancio lungo, Bace però anticipa tutti, Melia poi prova a servire El Amraoui, la difesa della Profavara riconquista la sfera, palla per Giuffrida che riparte da dietro, lancia in avanti nella zona di dove non c'è nessuno, c'è solo Lombardo a liberare di testa, Bossa poi allarga sulla sinistra per Rizzo, Rizzo che adesso contrasta El Amraoui. Il numero 10 del Mazzara difende il pallone, Mazzara che riparte dalle retrovie, dalla retroguardia e Lombardo preferisce appoggiarsi su Pizzolato che serve subito sulla sinistra, Rallo col sinistro a cercare Guaiana, sponda di Guaiana nella zona di Melia che poi vince un contrasto con Marchica e Lambraui prova a lanciare ancora una volta Melia. Palla in mezzo di Melia per Maniscalchi che prova il sinistro. Palla che finisce di poco al lato. Quarta occasione da gol per il Mazzara sul nostro taccuino. Una bella discesa sulla sinistra da parte della formazione canarina. Melia ha messo in mezzo dove c'erano sia Guaiana che Maniscalchi. La palla è finita proprio a quest'ultimo che col sinistro ha però messo di poco al lato. Dunque nuova occasione al 23esimo per il Mazzara, risultato che resta fermo sull'1-0. Mazzara che adesso conquista un calcio di punizione a centrocampo per un fallo subito proprio da El Amraoui. Lombardo batte la punizione nella zona di Rallo. Rallo adesso cerca un compagno, poi preferisce controllare col piede e cercare Melia in avanti. Melia viene anticipato però da un diretto avversario. Mazzara che riconquista il pallone grazie al filtro costante garantito da Abate e Bace a centrocampo. E può ripartire dal capitano Lombardo. Palla ancora per Bace. Abate ancora indietro nella zona di Pizzolato. Pizzolato lancia in avanti dove c'è Maniscalchi. Adesso arriva anche la sovrapposizione di Bulades che di testa cerca e trova El Amraoui. El Amraoui subisce anche fallo da Bossa ma riesce a proteggere la sfera. Poi sbaglia l'appoggio per Melia che si stava inserendo sulla sinistra e la Profavara può sbrogliare la matassa. Adesso palla nella zona presidiata dal portiere Sendin. È azione che può ripartire dai piedi dell'estremo difensore per la Profavara. Palla in avanti nella zona di Rallo che anticipa Garriga. La sfera poi viene servita nuovamente al portiere del Mazzara, Giorgio Pizzolato, che cerca sulla sinistra Zerillo. Zerillo di testa non riesce a tenere il pallone in campo.
si riprenderà dunque con una rimessa con le mani per la Pro Favara. Palla adesso lanciata in avanti, ma la sfera termina fuori, sarà rimessa laterale per il Mazzara stavolta. C'è qualche scaramuccia tra le due panchine, niente di eccessivo, però il clima è abbastanza cordiale, finora non ci sono stati interventi duri in campo e neanche fuori dal campo. Ricordiamo un solo ammonito nelle file della Pro Favara, ma gara sostanzialmente fin qui abbastanza corretta. Giuffrida adesso prova a saltare un avversario, trova Rinoldo che prova il destro da fuori, blocca Pizzolato in due tempi. Mazzara che continua a non correre grossi pericoli comunque, perché Pizzolato, possiamo dire, ha anche fatto un po' di scena, non era per nulla pericoloso, è un tiro centrale che non ha creato grossi problemi. Azione del Mazzara che dunque può ripartire da dietro. Guaiana prova ad allargare per Meli, anticipato da un avversario. Poi la palla viene controllata da Abate che riparte da Zerillo. Zerillo serve indietro Pizzolato. Pizzolato prova a cercare sulla destra Bulades, il lancio però è sbagliato e la Pro Favara conquista un fallo laterale. Se ne incarica Rizzo. Rizzo serve Giuffrida che poi cerca ancora Rinoldo, no, cerca Contino, scusate. Todisco deve aver invertito gli esterni d'attacco. Adesso palla controllata da Bossa, Rizzo, Giuffrida controlla con un preziosismo, poi resiste alla pressing di Guaiana. Cerca sulla sinistra Bossa che ancora una volta si appoggia al numero 10 della Pro Favara, Giuffrida. King adesso cambia gioco sulla destra nella zona di Marchica che prova a superare in velocità Melia. Melia però resiste all'azione offensiva del terzino destro della Pro Favara, protegge il pallone e guadagna una rimessa dal fondo. Prezioso contributo dunque del classe 2002 del Mazzara, che oltre ai due gol che stanno decidendo per ora il discorso qualificazione contro la Pro Favara, si sta rivelando utile anche in fase difensiva, in fase di copertura. Segue il diretto avversario, si tratta del terzino destro Marchica. Adesso lancia ancora una volta per Melia che viene anticipato proprio da Marchica. Pro Favara che poi si rifugia in fallo laterale, sarà dunque rimessa con le mani in favore del Mazzara. Palla tra le mani di Zerillo che cerca in avanti Guaiana, sponda del numero 9 a cercare l'Amraui, la Pro Favara recupera palla con Bossa, poi palla per Garriga, adesso è Giuffrida che prova a ripartire in contropiede per la Pro Favara. Giuffrida cerca l'inserimento di King che finisce a terra dopo un contatto con Lombardo, l'arbitro non ravvisa nulla di irregolare e dunque Pizzolato controlla con le mani. Qualche timida protesta da parte dei giocatori della Pro Favara, una bella azione offensiva orchestrata proprio da Giuffrida che aveva cercato il filtrante per il compagno, poi però si è risolta con un nulla di fatto. Adesso il Mazzara recupera palla con Abate, Abate si appoggia dietro a Bulades che cerca il lancio in avanti e Lambraui viene anticipato da Bossa, palla poi controllata da King ma ancora una volta recuperata dal numero 4 Danilo Abate. Danilo Abate che è anche un ex della partita, ha giocato infatti con la maglia della Pro Favara 3 anni fa, poi è diventato una delle bandiere attuali del Mazzara. Intanto brutto pallone perso da Bace, King recupera la sfera per la Pro Favara e serve Contino che rientra sul destro e prova a calciare, Pizzolato in tuffo dice di no all'esterno offensivo della Pro Favara. Dunque la mezz'ora Pro Favara che si affaccia ancora una volta in avanti. Adesso forse sono scesi un po' i ritmi in campo da parte della formazione di casa, Pro Favara che sta cercando di prendere campo e di raddrizzare la partita. Rallo controlla palla in area, poi allarga sulla sinistra per Zerillo, pressato da Rinoldo. Zerillo cerca il lancio in avanti per Melia, Marchico l'anticipa solo per un attimo, palla che poi viene controllato da Fallea, è lanciata nuovamente in avanti nella zona di Rinoldo. Ancora Marchica in possesso di palla. Marchica in avanti per Garriga che cerca l'appoggio dietro per Bossa.
Bossa allarga per Giuffrida, ancora Bossa in possesso del pallone, viene inseguito da El Amraoui, viene pressato da El Amraoui che prova a sradicargli il pallone dai piedi, però Bossa resiste e serve ancora una volta Giuffrida che prova il sinistro da fuori, pizzolato in tuffo, rischia qualcosa, poi agguanta la sfera e blocca dunque in due tempi. Dunque altra azione offensiva da segnalare per la Profavara. Bel tiro dalla distanza di Giuffrida che aveva indovinato l'angolo lontano, Pizzolato ha detto di no in tuffo bloccando la sfera in due tempi. Rilancio di Pizzolato che poi finisce direttamente tra le braccia del collega con la maglia opposta Sendin. E Profavara che può ripartire dalla retroguardia. Imposta da dietro la squadra di Mister Tudisco che adesso prova ad allargare il gioco sulla sinistra, poi conquista un fallo laterale sulla pressione di Abate. Rizzo si incarica della battuta con le mani, guadagna anche qualche metro, ma l'arbitro non ravvisa nulla di irregolare anche in questo caso. King poi prova a superare Bage, ci riesce, allarga sulla destra nella zona di Rinoldo che avanza in avanti, prova a superare prima Meli e poi Zerillo, arriva l'intervento di Zerillo, giudicato irregolare dall'arbitro. Sarà dunque calcio di punizione in favore della Profavara. Zerillo che ha ciccato l'intervento col pallone, ha trovato la gamba del diretto avversario, arbitro che se ne è accorto e dunque ha segnato un calcio di punizione sulla destra in favore della formazione agrigentina. A proposito di formazione agrigentina, Profavara reduce proprio dall'ottimo pareggio conquistato nel derby a tutto agrigentino contro la capolista Agragas, un 1-1 che ha imposto così un mezzo stop alla squadra in maglia biancazzurra che finora in casa le aveva praticamente vinte tutte. Profavara che dunque ha conquistato l'ennesimo risultato di prestigio fuori casa. Adesso palla prova a mettere in mezzo Giuffrida. La sfera viene però riconquistata dal Mazzara, poi è Maniscalchi che controlla all'interno dell'area, rischia qualcosa, perde il pallone, vince un paio di rimpalli il giocatore della Profavara e poi palla in mezzo per Fallea che mette in rete. Dunque la Profavara trova il pareggio al 33esimo. Un doppio rimpallo vinto da un giocatore della Profavara che poi ha messo in mezzo il pallone, azione molto confusa che si è sviluppata proprio all'interno dell'area di rigore, brutto pallone perso da Maniscalchi al limite dell'area con la Profavara che poi ha potuto controllare la sfera vincendo un paio di rimpalli, palla messa in mezzo dove Fallea è stato il più lesto di tutti e ha messo in rete. Dunque aggiorniamo risultato e punteggio, Mazzara 1, Profavara 1. Mazzara che però può ancora contare sul vantaggio di aver vinto la gara d'andata, dunque al momento attuale sarebbe il Mazzara ad approdare in semifinale. Adesso la squadra di Mister Domenicali guadagna un fallo laterale battuto da Zerillo che cerca subito El Amraoui in avanti. El Amraoui prova a lanciare Maniscalchi, Guayana scusate, c'è però fuori gioco segnalato da parte del guardaline. C'è qualche polemica tra Bulades e l'assistente di linea che ha alzato la bandierina. Arriva il calcio di punizione battuto da Sendin, sponda di Garriga che prova a lanciare sulla destra Contino. L'intervento di Zerillo a chiudere tutto e la palla finisce poi in fallo laterale. Adesso palla per Giuffrida. Giuffrida cerca ancora una volta Marchica che la tiene in campo ma perde la sfera. Il controllo di Melia non è perfetto, la palla finisce in out, sarà dunque rimessa con le mani per la Profavara. Marchica si appoggia al portiere Sendin che prova subito il lancio in avanti nella zona di Garriga, prova a saltare l'attaccante argentino anticipato dal rallo, c'è anche un intervento irregolare da parte del numero 9 ospite e l'arbitro concede un calcio di punizione al Mazzara. Battuto da Bage, Bage che cerca Lombardo, Lombardo ancora per Bage. Bage allarga sulla sinistra per rallo, costretto a inseguire il pallone. Quando arriva il controllo del numero 6 del Mazzara, che poi guadagna anche una rimessa laterale, rallo lascia l'incarico a Zerillo.
Zerillo che cerca, studia il piazzamento dei compagni e poi cerca e trova l'Amraoui che controlla il pallone, viene messo giù senza intervento irregolare da Bossa che poi perde il pallone sul pressing di Abate. Abate allarga il gioco sulla destra per Melia. Melia cerca un lancio sul fronte opposto per Maniscalchi, palla che finisce in fallo laterale. Adesso Rinaldo prova ad autolanciarsi sulla pressione di Bulades, la palla finisce nuovamente in out, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Bulades prova ad appoggiarsi su Guaiana in avanti, la Profavara però recupera palla e prova a ripartire con la sponda di Garriga per un compagno. Rallo però anticipa l'intervento di Contino e allarga palla sulla sinistra dove c'è Zerillo. Zerillo cerca El Amraoui in area che poi finisce a terra. Abbiamo sentito tutti l'urlo di dolore del numero 10, l'arbitro però ha fatto cenno che si può continuare, non c'è nulla di irregolare e dunque Profavara che adesso prova nuovamente a distendersi in avanti. Diciamo Profavara che prima del gol attaccava già da qualche minuto, Mazzara che ha forse abbassato un pochino troppo i ritmi, la formazione ospite ha cercato il gol e poi lo ha trovato al 33esimo proprio con Fallea. Adesso Bage controlla il pallone al limite dell'area, prova il destro dal vertice sinistro dell'area di rigore. Mira completamente sbagliata, palla direttamente in curva. Si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo per la Profavara che ripartirà dunque dai piedi del proprio portiere Sendin. C'è il rinvio di Sendin ancora una volta in avanti, Giuffrida prova a saltare, alla fine la palla viene controllata dalla difesa del Mazzara che però la riperde subito sulla pressione di King. King prova a lanciarsi sulla destra, adesso c'è l'intervento di due giocatori del Mazzara ma King si appoggia ancora una volta a Giuffrida che supera prima Abate, poi vince un rimpallo e la palla finisce a Marchica. Marchica mette in mezzo e Rallo allontana, ancora Giuffrida che supera Bage, poi viene messo giù, si rialza il numero 10 della Profavara che poi salta addirittura tre avversari al limite dell'area. Adesso palla per Marchica che prova il destro da fuori, destro ribattuto da Lombardo. Ancora Profavara in azione offensiva, si sviluppa adesso sulla sinistra con la palla tra i piedi di Rinaldo che cerca l'inserimento di Rizzo. Rizzo però commette fallo su Bulades che protegge la posizione. L'arbitro se ne ravvede, arriva il fischio del direttore di gara. Ricordiamo che si tratta in questo caso di una terna tutta palermitana, il signor Polizzotto a dirigere la gara, coadiuvato da Giuseppe Lugaro e Domenico Cono. Tutti e tre sono di Palermo. Calcio di punizione per il Mazzara, dunque quando siamo arrivati al 38esimo minuto. Pizzolato cerca subito in avanti Melia sulla sinistra, adesso c'è Contino ad anticipare Zerillo. Bage cerca subito il lancio in avanti per Guaiana che controlla col piede poi perde il pallone sulla pressione di Buscarino. Zerillo poi vince un contrasto con il diretto avversario, Guaiana fa altrettanto con il suo diretto avversario, ne vince addirittura due contrasti e poi si lancia. Palla adesso per Melia che entra in area, ancora Melia! Melia calcia in porta e trova l'opposizione di Sendin, bravo ad aspettare fino all'ultimo momento prima di scegliere da che lato tuffarsi. E dunque azione del Mazzara che torna ad affacciarsi in avanti dopo un quarto d'ora abbondante. Mentre Bossa prova a lanciare sulla sinistra Rinaldo, c'è la chiusura però di Bulades, palla che arriva comodamente tra i piedi di Pizzolato che mette a terra e poi controlla con le mani. Dunque al 39esimo minuto nuova azione da segnare sul nostro taccuino con Melia lanciato da Guaiana. Il numero 11 del Mazzara si è però fatto ipnotizzare da Sendin. Adesso è Maniscalchi a controllare la palla al limite dell'area. Cerca col sinistro Bulades che prova a mettere in mezzo. Arriva la chiusura di Fallea. I due si stringono anche la mano. Sarà fallo laterale per il Mazzara. Mentre c'è un calciatore a terra in area di rigore. Si tratta di El Amraoui. Deve essere rimasto giù dopo un contrasto sviluppatosi nell'azione precedente. Probabilmente. Vediamo l'arbitro che prova a capire quanto successo nell'area favarese. Non c'è però nessun intervento irregolare, nessun provvedimento disciplinare da segnalare, c'è solo una rimessa laterale che si batterà quando il gioco potrà riprendere. Adesso l'arbitro chiama il rapporto proprio El Amraoui. I due provano a spiegarsi. Probabilmente il numero 10 starà provando a spiegare cosa è successo in area di rigore.
c'è forse un po' di nervosismo con addirittura Bossa, il numero 4 della Profavara, ad allontanare El Amraoui dalla zona presidiata dal Fischietto, che adesso richiama il rapporto proprio El Amraoui. Gara bloccata da più di un minuto probabilmente. Vediamo infatti le urla, sentiamo le urla di Pizzolato che invita la terna arbitrale a riprendere il gioco. Gioco ancora bloccato, si dialoga in area, il pallone resta fermo tra le mani di Bulades, che adesso può battere la rimessa laterale cercando proprio El Amraoui. El Amraoui prova a superare un avversario con un gioco di gambe ma perde la sfera. King rilancia in avanti, Pizzolato nella zona dei presidiata solitamente dal libero, lancia in avanti adesso Bulades sulla destra, il numero 2 prova a mettere in mezzo, però c'è Fallea che ancora una volta compie una chiusura decisiva e mette palla in corner. Mazzara che dunque conquista un calcio d'angolo. A incaricarsi della battuta sarà il numero 10 del Mazzara, Sani El Amraoui. Vediamo che si aggiusta i calzettoni, il numero 10. Adesso El Amraoui prova a mettere in mezzo la sfera, palla che arriva nella zona di Rallo che si coordina, la palla termina sull'esterno della rete. Dunque quando siamo al 42esimo minuto, altra occasione da segnalare, con sviluppata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva l'intervento in coordinazione col mancino di Rallo, palla che si è spenta però sull'esterno della rete dando solo l'illusione del gol. Adesso il rinvio di Sendin in avanti nella zona ancora una volta dove è presente Garriga, che perde il contrasto aereo ma la sfera finisce ancora una volta tra i piedi di Giuffrida. Giuffrida poi perde il pallone a vantaggio di Bace che lo recupera per il Mazzara e Bossa a sradicarglielo soltanto per un attimo, perché abbate e riporta tutto in ordine e riconquista il pallone per il Mazzara. Adesso si cerca il lancio in avanti nella zona di Maniscalchi, il Mazzara guadagna un'importante rimessa laterale, abbate sul punto di battuta, lascia l'incarico al numero 2 Romito Bulades che cerca subito di appoggiarsi su Guayana. Guayana protegge il pallone nei pressi della bandierina, poi la difesa della Profavara prova a liberare, adesso è Maniscalchi che controlla la sfera sulla destra, Bace, colpo di testa, palla fuori di un soffio, altra occasione per il Mazzara, a un minuto di distanza dalla volée provata dal Rallo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva questo colpo di testa che però è finito abbondantemente al lato senza creare grossi problemi a Sendin. Zerillo vince adesso un contrasto aereo ma mette palla in fallo laterale, rimessa con le mani ad opera di Marchica. Mazzara però recupera il pallone e riparte ancora una volta dai piedi di Giorgio Pizzolato. Pizzolato che allarga sulla destra nella zona di Lombardo. Adesso palla per Rallo. Rallo commette ingenuità, il servizio per Lombardo è troppo debole, ma il capitano del Mazzara è arrivato per primo sul pallone, per poco insomma non ha rischiato di farsi gol da solo il Mazzara. Adesso Lombardo vince un contrasto con due avversari, difende il pallone e riparte ancora una volta proprio da Pizzolato, che cerca il lancio in avanti nella zona di Guayana, lancio troppo lungo che finisce direttamente nell'area presidiata da Sendin. Sendin gioca corto per Fallea. Fallea studia il piazzamento dei compagni, poi premia l'inserimento centrale di Giuffrida che allarga sulla sinistra per Rizzo. Continuo poi prova a lanciare in avanti King che va a contrasto con Lombardo. Il numero 5 ha fatto carambolare il pallone proprio sul petto del giocatore della Profavara e ha guadagnato così una rimessa laterale. Bulades cerca Guayana. Guayana prova ad allargare sulla destra a memoria per Maniscalchi, la palla finisce però direttamente nella zona della panchina del Mazzara. Rimessa laterale per la Profavara con Rizzo che cerca in avanti un compagno, c'è Lombardo che di testa anticipa tutti, poi palla controllata da El Amraoui. El Amraoui per Bace, Bace sulla sinistra per Zerillo, azione che si può sviluppare adesso sulla zona sinistra del campo. Zerillo premia l'inserimento di Melia sulla sinistra, Melia che va a contrasto con Buscarino che però lo ferma, lo blocca, e Buscarino prova a far ripartire tutto nella zona di Giuffrida che cerca subito in avanti Garriga, il lancio stavolta è sbagliato da parte del numero 10 della Profavara.
palla che finisce nell'area del Mazzara, arriva anche il duplice fischio dell'arbitro, dunque si va al riposo sul risultato di 1-1, ricordiamo risultato che al momento premierebbe il Mazzara che approderebbe direttamente in semifinale. Dunque ribadiamo risultato e punteggio quando siamo al 45esimo minuto, Mazzara 1, Profanara 1, ci risentiamo tra circa un quarto d'ora con l'inizio del secondo tempo. Nuovamente in diretta dallo stadio Nino Vaccara, dove sta per prendere il via il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Profavara. Si ricomincerà dall'1-1 maturato nel primo tempo, in seguito alle reti di Melia al quinto minuto e Fallea per la Profavara al 33esimo. Profavara che sta per operare due sostituzioni, entreranno in campo il numero 17 Antonio Aureliano e il numero 18 Simone Camilleri, vedremo di capire al posto di chi faranno il loro ingresso in campo. Dunque entrano Aureliano e Camilleri per la Profavara, adesso dovremo andare a occhio per capire al posto di chi hanno fatto il loro ingresso in campo. Poi rileggeremo le formazioni quest'oggi in campo. Si attende solo il fischio dell'arbitro per l'avvio del secondo tempo. Secondo tempo che prende il via adesso, palla gestita dalla Profavara che prova a ripartire dal retroguardia, lancio subito in avanti nella zona di Camilleri che controlla di testa, la palla finisce però tra le braccia di Pizzolato che controlla in tuffo. Pizzolato serve subito rallo, non ci sono cambi invece nel Mazzara, questo lo possiamo già confermare. Adesso cercheremo appunto di capire al posto di chi hanno fatto l'ingresso in campo Camilleri e Aureliano. Palla controllata sull'out di destra da Elam Rawi che serve Abate, poi Abate ancora per Elam Rawi. Elam Rawi può lanciare in avanti Bulades che si era proposto, anticipato però da Rizzo. Rizzo poi per Aureliano. Aureliano per King, allarga subito il gioco il numero 8 per in avanti nella zona proprio di Camilleri del non entrato, che vince un contrasto con Rallo, poi finisce a terra, Rallo recupera il pallone e serve indietro Pizzolato. Pizzolato lancia subito in avanti, la palla però termina in out, sarà dunque rimessa con le mani in favore della Profavara. Palla rimessa in campo ma subito riconquistata dal Mazzara, poi Fallea controlla di petto e serve il compagno. Adesso è Rinaldo che prova a controllare sulla sinistra il pallone, a cercare ancora Camilleri, lancia in avanti nella zona dove non c'è nessuno, il Mazzara guadagna una rimessa laterale. E allora, per dovere di cronaca, Camilleri ha preso il posto del numero 9 Garriga, mentre Aureliano ha preso il posto del numero 4 Fabio Bossa. Rimessa laterale battuta dal Mazzara, la Profavara però riconquista il pallone, Zerillo anticipa l'inserimento di Contino, la palla viene però finisce in fallo laterale che viene battuto subito dalla Profavara che adesso cerca un varco in avanti, Maniscalchi recupera il pallone per il Mazzara, palla per Bulades che cerca di far ripartire l'azione dei suoi, King anticipa Guayana, poi finisce a terra il numero 8 ma non c'è intervento irregolare, Bage poi serve sulla sinistra Melia, Melia che preferisce ripartire da Rallo. Rallo lancia in avanti sulla sinistra Zerillo, il lancio però non è preciso, Marchica protegge l'uscita del portiere Sendin che rilancia subito in avanti nella zona del collega Pizzolato che può controllare la sfera col petto, poi Pizzolato blocca le operazioni di gioco, Mazzara non ha alcun interesse a forzare i ritmi della partita perché il pareggio al momento consegnerebbe alla squadra canarina il pass per la semifinale. Zerillo adesso sulla sinistra cerca ancora Melia, Melia combatte a centrocampo, viene contrastato da due avversari, guadagna alla fine un fallo laterale il giovane calciatore mazzarese, fallo laterale che però si conclude con un nulla di fatto per il Mazzara, la Profavara riconquista palla, prova a ripartire con ordine da dietro, King salta a Bace, poi arriva la pressione di Abate che riconquista palla per la formazione di casa e Lambraui sbaglia il servizio per Melia,
La Profavara riconquista palla con King, adesso sfera tra i piedi di Giuffrida che prova a superare due avversari. Giuffrida vince anche un rimpallo e serve sulla sinistra Rizzo. Il lancio in avanti di Rizzo nella zona di Camillari che subisce anche una spinta, l'arbitro se ne accorge e consegna un calcio di punizione in favore della Pro Favara. Sono già passati quasi 4 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, ribadiamo risultato e punteggio 1-1 tra Mazzara e Pro Favara, risultato ricordiamo che consegnerebbe il passaggio del turno alla formazione canarina. Adesso Fallea di testa per Giuffrida, Giuffrida pressato da Melia, poi da El Amraoui, si rifugia nella zona di Buscarino. Adesso Marchica controlla e serve King. La pressione di Guayana proprio su Marchica che riconquista di forza la palla per il Mazzara. Zerillo cerca un lancio in avanti, non c'è nessuno, però c'è solo Buscarino che di testa riconquista la palla per la Profavara. Poi la chiusura di Fallea sulla pressione di Guayana. Adesso fase confusa in mezzo al campo. Non c'è una vera e propria squadra che ha un vero e proprio predominio in mezzo al campo. Giuffrida cerca il lancio in avanti sulla sinistra nella zona di Rinoldo. La palla termina però sul fondo, si riprenderà con una rimessa con i piedi per Pizzolato. Pizzolato che lascia l'incarico a Rallo. Rallo serve proprio il portiere del Mazzara, che adesso prova a lanciare in avanti nella zona di Abate. Abate di testa anticipa un avversario, poi El Amraoui riconquista la palla per il Mazzara e prova a proporsi in avanti sulla destra lanciando anche Maniscalchi. Maniscalchi che perde la sfera soltanto per un attimo, poi la perde definitivamente perché c'è il recupero di King. Adesso Giuffrida la perde a sua volta sulla pressione di Abate che a sua volta consegna il pallone a King. Poi il Mazzara riconquista la palla con Zerillo. Adesso sfera tra i piedi di Melia che cerca un lancio in avanti dove però non c'è nessuno, c'è soltanto Sendin che può controllare con i piedi e rimettere un pochino d'ordine. Fase confusa, ripetiamo, del match. Le squadre stanno facendo fatica a trovare due o tre passaggi di seguito e proporsi di conseguenza in avanti. Adesso lancio in avanti di Sendin, Camilleri controlla col petto ma poi è Melia che controlla la sfera e la riconquista per il Mazzara. Adesso palla per Zerillo che cerca in avanti Guayana, anticipato ancora una volta da Fallea. Fallea prova a rimettere ordine nella manovra dei suoi, lancio sulla sinistra per Rinoldo. Rinoldo che cerca un appoggio su Aureliano, lo trova. Aureliano contro Lombardo, serve ancora una volta Rinoldo al limite dell'area, si gira il numero 11 della Pro Favara, prova a superare due avversari e poi si appoggia indietro da King. King che adesso può allargare per Marchica, la palla viene intercettata e poi recuperata da Melia che si porta il pallone in fallo laterale, sarà rimessa con le mani per la Pro Favara. Se ne incarica il numero 2 Marchica che serve ancora una volta a Giuffrida. Fallo ai danni di Giuffrida. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della Pro Favara. Numero 10 è la vera e propria fonte di gioco per la squadra di Mister Tudisco. Ricordiamo, si tratta di uno degli ultimi acquisti per la Pro Favara. Giuffrida viene direttamente dall'Acragas. Finora è stato lui però a portare i maggiori pericoli nell'area del Mazzara. Adesso calcio di punizione che sarà Rinoldo a incaricarsi della battuta. Soltanto un uomo in barriera per il Mazzara, si tratta di El Amraoui. Rinoldo prova a mettere in mezzo nella zona in cui Pizzolato salta più in alto di tutti, restano a terra proprio Pizzolato e Lombardo. L'arbitro ferma tutto, fischia un calcio di punizione in favore del Mazzara e poi richiama l'attenzione dello staff medico canarino che entra in campo a soccorrere i due giocatori rimasti a terra. Ricordiamo anche come ha presentato Mister Domenicali il match in programma oggi. Ha parlato di qualificazione tutt'altro che chiusa, l'1-0 dà un leggero vantaggio al Mazzara ma bisognerà provare a vincere la gara per ritrovare il sorriso dopo la sconfitta di Castellammare, sconfitta di Castellammare che è stato il primo KO della gestione Domenicali.
Finora il mister infatti aveva conquistato 3 successi, uno proprio in Coppa Italia sul campo della Pro Favara, gli altri 2 in campionato, uno a Palermo con il Monreale di misura, l'altro qui al Nino Vaccara, un 3-0 secco sul Castel Termini, gara mai in discussione contro la formazione agrigentina, e Mazzara che così con le 2 vittorie in campionato si è potuto portare a quota 19 punti in classifica. Dato statistico invece riguardante la Pro Favara, squadra molto più prolifica in trasferta che in casa. In trasferta infatti la squadra di mister Tudisco ha conquistato tanti buoni risultati, tra cui la vittoria proprio sul campo del Mazzara. Dei 19 gol fatti in campionato, 14 sono arrivati lontano dalle mura amiche. Quindi soltanto 5 gol in casa per la Pro Favara, 14 invece fuori casa. Adesso calcio di punizione per il Mazzara, se ne incarica proprio Pizzolato che è rimasto dolorante a una spalla. Pizzolato cerca sulla sinistra Guaiana che prova ad allargare a sua volta, ma poi arriva l'intervento di Martica che a sua volta prova a lanciare in avanti Rinoldo. Pizzolato controlla e lancia al volo i compagni. El Amraoui poi si appoggia su Maniscalchi che prova a superare Rizzo, poi torna sui suoi passi e serve Bace. Bace controlla e con il mancino lancia Melia sulla sinistra. La palla si ferma per un attimo, arriva anche la pressione di Marchica sul numero 11 del Mazzara, poi Marchica vince il contrasto e riconquista la sfera per la Pro Favara. Adesso King prova a lanciare in avanti sulla destra, nella zona dove c'è Rallo ad anticipare Camilleri. Un campanile in mezzo al campo, controlla tutto King, però non riesce a servire alcun compagno, c'è Maniscalchi a recuperare il pallone, poi viene pressato fallosamente da Aureliano e Rinoldo, l'arbitro concede un calcio di punizione in favore del Mazzara. Mazzara che sta per operare la prima sostituzione, vediamo pronto entrare Federico quando siamo al 55° minuto. Col numero 17 dunque entra Salvatore Federico, centrocampista classe 99 palermitano. Esce il numero 8 Modu Lamine Bage, autore di una buona prova fin qui. Ed entra il numero 17 Federico. Dunque Salvatore Federico che prende il posto di Modu Lamine Bage, entrambi hanno trovato la via del gol in campionato, Bage per 2 volte nella vittoriosa trasferta di Misilmeri e nel successo contro il Marsala. Federico ha realizzato un eurogol a Sciacca nel brutto capitombolo del Mazzara a Sciacca proprio per la sconfitta per 4-1, dove il centrocampista palermitano realizzò il momentaneo pareggio, il gol che alla fine si rivelò la rete della bandiera per il Mazzara. Calcio di punizione battuto dalla Pro Favara in avanti a cercare Camilleri, anticipato dal colpo di testa di Rallo. Adesso Federico tocca il suo primo pallone della gara. Palla in avanti per Melia sulla sinistra. Melia prova a difendere la sfera ma la perde sulla pressione di Marchica, che poi a sua volta la perde sulla pressione di Zerillo. Federico prova a lanciare in avanti Guaiana, intercetta per un attimo King, poi si lotta in mezzo al campo. Federico subisce la scivolata di Buscarino, la palla arriva in fallo laterale, rimessa con le mani in favore della Pro Favara. La battuta opera di Martica. El Amraoui prova a controllare la sfera sulla pressione di Giuffrida, poi El Amraoui se la porta via con una bella giocata. Adesso palla per Federico che supera addirittura 2 avversari, prova a lanciare sulla destra Maniscalchi che corre alla rincorsa del pallone. Rizzo chiude tutto e si rifugia in out concedendo una rimessa con le mani al Mazzara. Ancora palla per Maniscalchi che supera il diretto avversario. E ancora l'ex Licata in possesso di palla. Poi palla indietro per Abate che a sua volta concede la sfera a Lombardo. Lombardo allarga per Rallo. Adesso Zerillo. Zerillo controlla sulla sinistra, palla che è forse uscita, non secondo l'arbitro. Zerillo mette in avanti per Guaiana, c'è l'uscita del portiere Sendin. L'assistente di Lina ravvisa però un fuorigioco. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione in favore della Pro Favara. Terza sostituzione per la squadra ospite, per la squadra agrigentina. Sta per entrare il numero 13, si tratta di Vladut Jonut Aksante, classe 2003. Quando siamo nel corso del 58° minuto, Aksante ha preso il posto, sembrerebbe, del numero 7 Contino. Oh.
Calcio di punizione battuto intanto da Sendin dalla sua area di rigore a cercare in avanti un compagno. Camilleri viene contrastato dal rallo, poi Zerillo di testa appoggia per Pizzolato, che può agevolmente controllare prima con i piedi e poi con le mani. Adesso palla tra i piedi di Lombardo, che resiste alla pressione di Camilleri ma torna tra i piedi di Pizzolato. Pizzolato che serve ancora una volta Rallo. Rallo cerca il lancio in avanti nella zona di Zerillo, che si è portato avanti con una sovrapposizione. La palla finisce in fallo laterale sulla chiusura di Marchica, rimessa con le mani per la squadra di casa, che sta per operare il secondo cambio, la seconda sostituzione. Entra il numero 15 Pirrello, esce il numero 11 Melia. Esce il numero 11 Melia, entra il numero 15 Pirrello Samuele. Dunque vedremo cosa cambierà nello scacchiere tattico di mister Domenicali, probabilmente ben poco, con Bulades che avanzerà a giocare da esterno offensivo mentre Maniscalchi commette un fallo su King. L'arbitro ha il cartellino in mano, sarà dunque ammonito il calciatore del Mazzara. Si tratta del primo ammonito per il Mazzara, il secondo se andiamo a considerare le due squadre, dopo quello sventolato ai danni di un calciatore della Profavara nel primo tempo. Dunque Maniscalchi finisce sul taccuino dei cattivi, si riprenderà con un calcio di punizione per la Profavara. Già passato un quarto d'ora abbondante nel corso del primo tempo, nulla da segnalare se non le sostituzioni finora. Si continua comunque a giocare sulla fascia destra, Axante prova a portarsi in avanti ma perde il pallone sulla pressione di Federico, che poi col sinistro prova a lanciare Guaiana controlla la sfera, supera Sendin, Guaiana controlla e il Mazzara torna in vantaggio al 60° minuto, e Guaiana a riportare in avanti i canarini. Guaiana che poi viene a festeggiare sotto la tribuna, gol importantissimo ai fini della qualificazione per la squadra di mister Domenicali. Mazzara che dunque torna in vantaggio quando siamo al 60° minuto. Forza Mazzara! Brutto errore da parte del portiere, brutto errore di valutazione da parte del portiere della Profavara, che è uscito senza però riuscire a controllare la sfera. Guaiana ha approfittato da vero bomber di razza di un lancio in avanti dalle retrovie, ha controllato a sua volta il pallone e poi ha comodamente depositato in rete, ma la porta era sguarnita proprio per l'errore di valutazione del portiere della Profavara, Sendin. Ribadiamo, risultato è punteggio al 60° minuto, il Mazzara è tornato in vantaggio, dunque Mazzara 2, Profavara 1. Adesso la squadra ospite prova a riproporsi in avanti con Giuffrida, che prova a farsi largo, poi deposita palla sui piedi di King, che a sua volta serve Rizzo. Numero 3 conclude da fuori, Pizzolato in tuffo, controlla con le mani. Primo squillo del secondo tempo per la Profavara, quando siamo al 62° minuto. Rizzo ha provato a impensierire Pizzolato, che però ha comodamente bloccato a terra la sfera. Adesso lancio in avanti di Pizzolato nella zona di Bulades. La palla arriva tra i piedi di Federico, che con un campanile prova a servire Guaiana. Ne approfitta Bulades. Bulades prova a superare il diretto avversario. L'intervento in scivolata da parte di Buscarino e la Profavara prova a ripartire. Adesso Fallea controlla di testa e serve Aureliano. Aureliano prova a superare l'avversario. Palla tra i piedi di King, che studia il piazzamento dei compagni. Serve Marchica. Marchica per Giuffrida. Giuffrida controlla il pallone e lancia sulla destra Axante, che viene però chiuso. Guaiana poi controlla sull'out di sinistra, la palla viene messa fuori da Buscarino e Mazzara che guadagna un altro fallo laterale. Quarto cambio intanto per la Profavara, si tratta della quarta sostituzione per la formazione di mister Tudisco. Sta per fare il suo ingresso in campo con il numero 14 Morris Pessiu. Esce dal campo il numero 10 Giuffrida, e finora probabilmente era stato il più pericoloso della formazione ospite. Giuffrida,
Entra il 14, passeggio. Dunque al 63esimo minuto, quarta sostituzione da parte della Profavara. Ci sarà probabilmente qualche grattacapo in meno per la difesa del Mazara, dato che ha abbandonato il campo il numero 10 Giuffrida, che finora aveva creato tanti pericoli dalle parti della retroguardia giallo-blu. Fallo laterale intanto per il Mazara. Bulla adesso prova a lanciare in avanti ma sbaglia la misura del passaggio. Adesso arriva la pressione di Elan Bravi su Martica. Commette fallo a giudizio dell'arbitro il numero 10 del Mazara, calcio di punizione in favore della formazione ospite. King prova a ripartire da dietro dalla zona in cui è presente Aureliano. Aureliano si appoggia nella zona di Fallea. Fallea controlla la palla e prova il lancio in avanti nella zona di Passiu, che salta ma non controlla di testa. La palla finisce direttamente in fallo laterale. Si tratta dunque di rimessa con le mani per il Mazara, se ne incaricherà il numero 15 Samuele Pirrello, che poco fa è subentrato a Calogero Melia. Pirrello prova a lanciare in avanti per Elan Bravi anticipato da King, poi fase confusa con qualche rimpallo di troppo, per poco la Profavara non si presenta al limite dell'area del Mazara. Adesso Federico a rimettere ordine, si appoggia a Elan Bravi, poi Pirrello preferisce mettere palla in out per consentire i soccorsi a Passio, che nel frattempo è rimasto a terra. Speriamo non si tratti di nulla di grave per il calciatore della Profavara, che è entrato proprio un paio di minuti fa. Pessiu, che ha già segnato al Mazara nella gara di campionato, portando in vantaggio i suoi nella sfida poi vinta per 2-0 dalla formazione di mister Tudisco contro il Mazara. Gara che poi è terminata per 0-2 in favore della formazione agrigentina grazie al gol realizzato sul rigore da Piraneo proprio durante i minuti di recupero. Riparte l'azione del Mazara dai piedi di Rallo, che cerca di appoggiarsi su Federico. Federico subisce la pressione di Pessiu, che riconquista palla per la Profavara. Pessiu prova il filtrante in avanti per King, arriva Lombardo a mettere tutti d'accordo e spazzare la palla addirittura fuori dallo stadio. Fallo laterale per la Profavara. Marchica sul punto di battuta con le mani. Martica cerca di appoggiarsi ancora una volta su Pessiu. Pessiu prova a superare un avversario, non ci riesce, ma la Profavara resta in zona offensiva. Palla messa in mezzo, poi arriva l'appoggio di Camilleri per un compagno. Riparte l'azione però del Mazzara in avanti. Elan Bravi controlla palla, poi subisce fallo, non secondo l'arbitro, che non ravvisa nulla di irregolare. Elan Bravi intanto resta a terra, rotolandosi per il dolore. Pizzolato controlla palla, adesso arriva il fischio dell'arbitro. Il numero 10 è rimasto a terra sulla pressione di due giocatori avversari. Secondo l'arbitro non c'è stato nulla di irregolare sul calciatore ex Folgore. Intanto il calciatore è rimasto ancora a terra, non entra lo staff sanitario in campo. Adesso l'arbitro richiama l'attenzione dello staff medico del Mazara e consente al massaggiatore di entrare in campo per sincerarsi delle condizioni del numero 10. Secondo tempo con poche occasioni finora, se non il gol che ha riportato il Mazara in vantaggio, gol realizzato al 60esimo minuto da Simone Guaiana. Il numero 9, l'attaccante del Mazara, è al terzo centro sotto la gestione domenicali dopo le reti realizzate contro Monreale e Casteltermini. Decisivo anche in Coppa nella gara d'andata contro la Profavara con l'assist per Melia, che ha consegnato la vittoria al 91esimo al Mazara. Vediamo adesso l'arbitro che si avvicina nella zona di Pizzolato, scodellerà probabilmente il pallone per il Mazara che aveva interrotto il gioco e consegna in effetti la sfera all'estremo difensore canarino. Dicevamo, secondo tempo che ha offerto
pochi spunti di cronaca, se non il nuovo vantaggio del Mazara e un tentativo da fuori della Profavara, che però non ha creato grossi problemi a Pizzolato. Adesso Mazara che prova a riproporsi in avanti, spazza via la difesa della Profavara, c'è Zerillo a controllare la sfera, Zerillo alza un campanile, poi Lombardo di testa prova a lanciare in avanti i suoi, controlla King all'altezza del centrocampo, King allarga il gioco sulla sinistra per Rizzo, che però non riesce a superare l'Amraoui. L'Amraoui poi prova a lanciare Guaiana in campo aperto contro Sendin, l'arbitro si fida della segnalazione del guardaline che ha sventolato una posizione di fuorigioco. Qui resta qualche dubbio, perché il calciatore con la maglia numero 9 del Mazara sembrava tenuto in gioco da un difensore della Profavara, ma l'arbitro ha fischiato il fuorigioco e ha concesso così alla Profavara di riprendere il gioco con un calcio di punizione, mentre Pizzolato in tuffo anticipa l'inserimento di Pessiu. C'è Zerillo che è rimasto a terra dopo un contatto con il numero 14 della Profavara. Adesso provano a chiarirsi Lombardo, Rallo e proprio Pessiu. Zerillo è rimasto a terra dolorante alla schiena. Andiamo forse anche Pizzolato con qualche problemino. No, il portiere si rialza senza particolari problemi. Vediamo se anche il numero 3 del Mazara si rialza. Così è. Gioco che dunque potrà riprendere proprio dai piedi di Pizzolato. Vediamo Pizzolato pronto a calciare il calcio di punizione. Palla in avanti nella zona dove c'è Guaiana che salta di testa, arriva all'intervento di Marchica, forse con un braccio per non secondo l'arbitro. Marchica poi prova ad anticipare Federico che recupera il pallone per il Mazara. Palla lanciata sulla sinistra per Bulades, arriva ancora una volta bandierina alta da parte del secondo assistente Domenico Cono e azione ancora una volta fermata dall'arbitro con un fischio. Calcio di punizione in favore della Profavara. Sendin batte la punizione, palla in avanti a cercare Rinaldo non controlla la sfera, ma c'è Pessiu proprio sul limite dell'area, prova la conclusione il numero 14 murato da Lombardo. Adesso la Profavara controlla la sfera a centrocampo con King che subisce fallo da parte di El Amraoui secondo l'arbitro. Calcio di punizione ancora una volta per la formazione ospite, già battuto la punizione, Fallea allarga per Marchica che supera Bulades, supera anche El Amraoui con un gioco di gambe e allarga, anzi si accentra per Pessiu serve Aureliano che supera Maniscalchi, Aureliano al limite dell'area, va a secchi due avversari, prova il tiro, palla decisamente a lato. Si è fatto dunque vedere la Profavara in avanti quando siamo al 70° minuto con una bella giocata di Aureliano che ha provato il tiro dal limite dell'area, la mira però non è stata precisa e la palla si è spenta sul fondo. Si riprenderà dunque con una rimessa con i piedi, stavolta è Pizzolato a incaricarsene, chiede ai compagni di portarsi in avanti, il portiere sta studiando il piazzamento dei compagni, palla nella zona di Bulades che salta più in alto di Marchica ma non prende la sfera, la prende Marchica, la palla finisce in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Mazara, se ne incaricherà il numero 3 Nino Zerillo. Il gioco che resta un attimino fermo, ci sono due palloni in campo, infatti adesso si può riprendere. C'è Zerillo sul punto di battuta con le mani, Zerillo prova a servire in avanti Guaiana, salta più in alto Marchica, poi Rallo anticipa soltanto per un attimo Camilleri. C'è la chiusura di Zerillo che si rifugia in fallo laterale e impedisce così alla Profavara di partire in contropiede. Adesso Lombardo salta più in alto di Pessiu. Palla, si cerca il lancio in avanti nella zona dell'area mazzarese, ma la difesa canarina spazza via. Adesso è Fallea che cerca il lancio sulla sinistra nella zona di Rinaldo. Rinaldo prova a superare Pirrello, decisiva la chiusura del numero 15 che si rifugia in fallo laterale. Mentre è pronto un altro cambio per il Mazara, si tratta della terza sostituzione, si tratterà della terza sostituzione. Il gioco però è ripreso, dunque sostituzione rimandata di qualche attimo. Adesso il Mazara prova a ripartire in avanti con Maniscalchi.
palla per vie centrali sui piedi di Federico che cerca di lanciare Bulades a vuoto Marchica. Bulades cerca di superare Buscarino, il numero 6, però chiude in fallo laterale. Adesso arriva proprio la sostituzione per il Mazzara. Si tratta, come dicevamo, del terzo cambio per la squadra di mister Domenicali. Sta per fare il suo ingresso in campo Pisciotta quando siamo al 74esimo minuto. Pisciotta prenderà il posto allora, del numero 7, Ferdinando Maniscalchi. Il numero 18, Pisciotta. Dunque un centrocampista per un esterno offensivo, anche se in allenamento Pisciotta è stato più volte provato in svariate posizioni proprio nello scacchiere offensivo di mister Domenicali. Adesso la Profavara prova ad allontanare il pericolo, Pessiu supera Abate controllando il pallone con il piede. Poi arriva la trattenuta forse di El Amraoui che viene punito con il cartellino giallo pesante per il numero 10 del Mazzara, perché El Amraoui era diffidato e dunque salterebbe l'eventuale semifinale. Calcio di punizione per la Profavara all'altezza del centrocampo. Sul punto di battuta c'è Fallea che prova a lanciare subito Aureliano. Aureliano controlla e poi allarga sulla destra per Buscarino. Buscarino prova il lancio in avanti per Rinaldo. Arriva però Pizzolato che con estrema sicurezza, forse anche troppa, controlla il pallone. Chiede ai compagni di portarsi in avanti Pizzolato, che adesso va al rilancio lungo nella zona di Guaiana. Guaiana lotta con Buscarino, vince il duello di posizione, ma poi Fallea rilancia in avanti. Adesso duello a centrocampo tra Abate e Aureliano. L'arbitro non ravvisa nulla di irregolare. Lambraui prova a lanciare in avanti Federico, che protegge la posizione su Fallea. Prova il pallonetto, palla di poco a lato. Dunque al 75esimo... bella azione del Mazzara da segnalare, pallonetto tentato da Federico, palla che però è finita sul fondo. Adesso Sendin va al rilancio sulla destra, arriva ancora la chiusura di Federico, però Axante vince poi il duello con il diretto avversario e prova ad allargare il gioco sulla sinistra. Rinaldo controlla il pallone sulla pressione di El Amraoui, deve stare attento il numero 10 che è stato ammonito proprio qualche istante fa. Arriva il calcio di punizione in favore della Profavara, poi uno spintone e danni di Pisciotta da parte di Rinaldo. Pisciotta era arrivato lì a far perdere qualche secondo prezioso alla Profavara, poi è stato spintonato a terra proprio da Rinaldo che si stava incaricando del calcio di punizione. Adesso l'arbitro prova a sedare gli animi. Sul punto di battuta si porta il capitano della Profavara, Fallea. Fallea ancora una volta per Rinaldo. Rinaldo allarga sulla sinistra dove c'è Pessiu. Pessiu prova a superare due avversari, ci riesce. Pessiu si porta al limite dell'area, palla sul fondo. Aveva tentato la conclusione il numero 14 della Profavara, ma ha sbagliato la mira, non ha inquadrato la porta e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Mazzara. Rimessa appena battuta, no, l'arbitro dice che così non va bene, sta rimproverando Pizzolato e compagni che forse stavano perdendo qualche secondo di troppo. Adesso si può riprendere a giocare. Pizzolato però sbaglia il lancio e regala un fallo laterale alla Profavara. C'è Marchica sul punto di battuta con le mani. Marchica prova a cercare un compagno, arriva l'anticipo di Abate che poi controlla bene il pallone, lo perde sulla pressione di King. King resiste anche alla pressione di Pisciotta e deposita il pallone sui piedi di Rizzo. Arriva Bulades però ad anticipare l'eventuale intervento dei giocatori della Profavara, poi palla per Zerillo che sbaglia il servizio per Abate. Ancora una volta fallo laterale regalato alla Profavara. Poi Zerillo anticipa Axante, si rifugia ancora una volta in out. C'è Marchica sul punto di battuta,
Ancora Axante controlla la sfera, Axante si porta sul fondo, però si è trascinato palla fuori e così si può riprendere con una rimessa dal fondo per il Mazzara. A caricarsene è proprio il portiere Giorgio Pizzolato. Lancio lungo da parte di Pizzolato nella zona di Bulates. Bulates salta in alto con Marchica, la palla termina in out, sarà fallo laterale per il Mazzara. Bulates cerca di lanciare subito in avanti Guaiana, che poi si porta la palla in avanti, forse con un braccio, sì, secondo l'arbitro, che ferma tutto e concede un calcio di punizione in favore della formazione agrigentina. Adesso l'arbitro ha qualcosa da ridire anche nei confronti di Capitan Fallea, il capitano della Profumara, che lascia l'incarico della battuta a Sendin. Sendin cerca il lancio in avanti per gli attaccanti della Profavara, anticipato però dall'intervento di testa di Lombardo. Poi Zerillo sbaglia il lancio in avanti nella zona di Bulades, palla direttamente in out. Marchica serve subito Axante, che poi allarga sulla sinistra nella zona di Rinaldo. Rinaldo chiede l'1-2 a Pessiu, che però ora gli torna il pallone. Palla troppo lunga, si riprenderà dunque con l'ennesima rimessa dal fondo in favore del Mazzara. Arbitro che sta invitando Pizzolato a non perdere troppo tempo. Andiamo Pizzolato che ancora una volta chiede ai compagni di salire in avanti, dunque presumibilmente andrà al lancio lungo ancora una volta. Così è. Palla nella zona di Federico, che spizza di testa a servire Pisciotta. Pisciotta prova il lancio in avanti per Guaiana, che poi supera Fallea. Arriva ancora una volta il fischio dell'arbitro, che ha ravvisato un tocco con il braccio da parte del numero 9 del Mazzara e ha così fermato l'azione offensiva della formazione canarina. Profavara che intanto è ripartita sul fronte opposto. Vediamo Rinaldo che salta un avversario, poi prova la conclusione verso la porta. Palla di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Pizzolato. Profavara che dunque a testa bassa sta provando a raddrizzare il match. Servirebbero comunque due reti alla formazione ospite per passare il turno. Intanto c'è un esordio assoluto nel Mazzara. Sta per fare il suo ingresso in campo Francesco Aiello, classe 2002, italo-americano esterno che può giocare basso o alto. Non aveva finora mai debuttato Aiello. Il numero 13 prenderà il posto di Sami Elambraoui. Mazzara entra il numero 13, Aiello. Dunque siamo all'81esimo minuto. Siamo all'81esimo minuto e Aiello prende il posto di Elambraoui. Dicevamo debutto assoluto per Aiello, che finora non aveva mai giocato neppure un minuto né sotto la gestione Marino né sotto la gestione Domenicali, quindi per il giovane esterno italo-americano classe 2002 si tratta del debutto in una gara ufficiale con la maglia giallo-blu. Vediamo adesso Aiello proprio in possesso di palla. Aiello restituisce palla a Pirrello. Adesso c'è Federico che prova il lancio in avanti sulla sinistra per Bulates. Palla per Axante che cerca il lancio per Pessiu, che supera col corpo Lombardo. La palla però è troppo lunga per l'attaccante della Profavara e Pizzolato può così controllare con le mani. Ancora una volta Pizzolato prova a chiedere ai compagni di salire in avanti. Lancio lungo sulla sinistra a cercare l'inserimento di Bulades. Fallea chiude con un campanile all'altezza del centrocampo. Federico salta in alto a cercare il pallone, non lo trova, poi arriva forse un fallo su Abate, sì, l'arbitro se ne ravvede dopo l'urlo del numero 4 del Mazzara. Sarà dunque calcio di punizione in favore della formazione di casa. Mancano poco meno di 8 minuti al termine del match più eventuale recupero. Ricordiamo, ci sono state 4 sostituzioni per parte, quindi per regolamento dovrebbero essere concessi almeno 4 minuti di recupero. Mazzara che è avanti nel punteggio per 2-1
ed è saldamente in controllo sul discorso qualificazione, almeno fino a questo momento. Adesso lancia in avanti nella zona di Bulades, che controlla col sinistro e prova a rientrare sul destro. L'arbitro però ancora una volta ravvisa una posizione irregolare da parte dell'esterno del Mazara. Nuovo calcio di punizione per la Provara, che cerca subito di rimettere in gioco con il lancio lungo di Sendin. Lombardo anticipa Pessiu, poi arriva Aiello che non trova la sfera, ancora Pessiu in possesso del pallone, cerca il lancio sulla sinistra, dialogano i giocatori del Mazara che prova a ripartire proprio con Aiello. Il numero 13 ne è entrato, guadagna un fallo laterale all'altezza di metà campo. Incarico della battuta con le mani che viene lasciato a Pirrello. Pirrello cerca prima Lombardo, poi opta per il lancio in avanti nella zona di Aiello, che però non raggiunge il pallone. Adesso Pisciotta prova a duellare con Aureliano, che però vince il contrasto. Aureliano lancia in avanti Pessiu sulla sinistra. Pessiu prova a superare Lombardo che lo mette giù. Altro giallo pesante per il Mazara. Si tratta del terzo ammonito nel Mazara di mister Domenicali. Anche Lombardo era diffidato e anche Lombardo dunque salterebbe l'eventuale semifinale di Coppa Italia, salterebbe l'eventuale gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Ricordiamo che il Mazara, se dovesse passare il turno, giocherebbe contro una tra Akragas e Marineo, che si stanno affrontando nell'altra semifinale. Vedremo se riusciremo a darvi anche il risultato della gara in questione tra Akragas e Marineo, che momentaneamente sono ferme sul 1-1, gara con cui si è chiusa anche la sfida d'andata. Dunque si andrebbe ai rigori. Adesso vediamo palla in mezzo, pericoloso colpo di testa da parte di Marchica, che forse subisce fallo sulla pressione di Federico. Controlla poi Pizzolato con le mani. Marchica resta a terra fuori dal campo. Non c'è nulla di irregolare secondo l'arbitro. Il portiere Pizzolato mette palla fuori per consentire i soccorsi al numero 2 della Profavara, che si era buttato in avanti alla ricerca del pallone con un colpo di testa. Forse ha subito anche un colpo in testa, ma si è rialzato fortunatamente senza conseguenze il calciatore, il terzino della Profavara. Si riprenderà dunque con una rimessa laterale. Il Profavara restituisce prontamente il pallone. No, non si è ancora ripreso. Axante aveva restituito il pallone con i piedi, ma era rimessa laterale, dunque ci ha pensato Pessiu a restituire il pallone con le mani a Pizzolato. Adesso Pizzolato cerca l'ennesimo lancio lungo, portandosi il pallone sul piede, cercando il salto in alto di Guaiana, però non arriva. La Profavara prova a impostare l'azione direttamente da dietro, c'è Fallea che serve Sendin che poi rinvia sulla sinistra nella zona presidiata da Rinaldo prova a superare Pirrello, viene messo giù senza fallo secondo l'arbitro, e Mazara che conquista così un fallo laterale. Quinta e ultima sostituzione per il Mazara, quando siamo nel corso del 85esimo minuto, sì, 86esimo minuto ormai. Sta per entrare il numero 16. Esce il numero 4 del Mazara, entra il numero 16, Cardella. Il numero 16, Francesco Cardella. Forza Mazara! Esce il numero 4, Danilo Abbate. Dunque, seconda presenza dopo quella di Castellammare, anche lì da subentrato per il nuovo arrivato Cardella. Lui come Maniscalchi provengono dall'Licata. Cardella che dunque è subentrato ad Abbate. Adesso Guaiana controlla un pallone sulla pressione di Rizzo, nessun compagno ad aiutarlo, poi arriva anche Fallea. Guaiana con una giocata supera i due avversari, palla che viene messa in mezzo, ora c'è Cardella al limite dell'area, Cardella supera un avversario, poi prova a servire Aiello che però non controlla il pallone e consente alla Profavara di ripartire, però arriva la chiusura di Rallo a centrocampo a impedire la ripartenza degli ospiti. Adesso Marchica prova a portarsi avanti sulla destra, duello tra i numeri 2 Marchica e Bulades, poi il numero 2 della Profavara si trascina il pallone fuori sulla spallata regolare di Bulades, sarà dunque rimessa con le mani per il Mazara. Mazara che ha da poco dunque esaurito i cambi a disposizione, 5 su 5 operati da mister Domenicali, un altro slot disponibile invece per la Profavara che ne ha operati soltanto 4 su 5. Adesso Pessiu prova a superare due o tre avversari, ci riesce,
si porta sulla destra, prova il cross in mezzo dove però c'è Pirrello che salta di testa più in alto di tutti, poi Aiello non controlla il pallone, adesso sì, anticipa Rinoldo che stava per provare la conclusione, ancora palla per Aiello sulla destra, prova il cambio di gioco l'italo-americano, non trova però nessuno se non i piedi del portiere avversario Sendin che rilancia subito in avanti per Pessiu. Pessiu prova a duellare con Rallo al limite dell'area, adesso Pessiu si appoggia indietro per Axante, finisce a terra Pessiu sulla pressione di Rallo, l'arbitro ravvisa un intervento irregolare del calciatore, dell'attaccante della Profavara e concede un calcio di punizione in favore del Mazara. Qualche timida protesta da parte della Profavara proprio con Pessiu che si lamenta di essere finito a terra sulla pressione del difensore del Mazara. L'arbitro però non vuol sentire ragioni, ha concesso un calcio di punizione alla formazione allenata da mister Domenicali, calcio di punizione battuto adesso da Pizzolato. Ennesimo lancio in avanti del portiere a cercare Guaiana che la spizza di testa a cercare Bulades. La difesa della Profavara prova il rilancio in avanti ma c'è Federico a controllare la sfera sulla sinistra, sulla pressione di Axante. Federico poi preferisce ripartire dalla zona di Pizzola, dai piedi di Pizzolato che cerca nuovamente il lancio in avanti ma la palla finisce direttamente in fallo laterale. C'è Marchica sul punto di battuta con le mani, c'è Federico però ad anticipare il calciatore della Profavara Camilleri. L'arbitro non ravvisa alcun intervento irregolare, si riprenderà dunque con un fallo laterale, un semplice fallo laterale per la Profavara. Marchica batte il fallo laterale cercando in avanti Camilleri anticipato da Rallo, poi Pisciotta subisce l'intervento di King irregolare secondo l'arbitro, la giocata del numero 8 della Profavara, calcio di punizione in favore del Mazara. Sei minuti di recupero intanto concessi dall'arbitro Polizzotto di Palermo, il recupero che dunque si preannuncia lungo. Mazara che dovrà cercare di resistere alle offensive della Profavara se vorrà portare a casa il risultato pieno. Ricordiamo che comunque alla Profavara servirebbero almeno due gol per passare il turno. Adesso Aiello controlla un pallone vagante in area, arriva l'intervento in chiusura di King. Profavara che prova a distendersi in avanti con Pessiu, Pessiu che supera un avversario, poi ne supera anche un altro, no, perché la chiusura di Federico è efficace, Pisciotta serve proprio Federico all'altezza del cerchio di centrocampo, poi Pisciotta cerca di allargare il gioco sulla sinistra per Bulades, la difesa della Profavara però chiude. Adesso sfera per Aureliano che per un attimo pensa anche alla conclusione, poi arriva la chiusura di Aiello, prezioso in questo frangente. Adesso c'è ancora Pisciotta che subisce un fallo da King, altro calcio di punizione in favore del Mazara. Gara che dopo il secondo gol del Mazara si è un pochino spenta per forza di cose, le speranze di qualificazione per la Profavara si fanno di minuto in minuto sempre più flebili, sempre più difficili. Intanto la squadra grigentina prova ancora comunque a proporsi in avanti con Rinoldo. Rinoldo che prova a lanciare Pessiu che però era in posizione irregolare, prova ad arrivarci Camilleri, Pizzolato però protegge l'uscita del pallone sul fondo e guadagna una rimessa. Ricordiamo minuto, punteggio e marcatori finora allo stadio di Novaccara, il Mazara conduce per 2-1 quando siamo nel corso del 92esimo minuto di gioco, il Mazara che è passato in vantaggio nel primo tempo con Melia dopo 5 minuti, al 33esimo il pareggio della Profavara con Fallea e nel secondo tempo la formazione di mister Domenicali si è riportata in vantaggio al 60esimo con la rete di Guaiana che ha approfittato di un'uscita scellerata, se così possiamo dire, di Sendin. Sendin che adesso prova a lanciare proprio in avanti il compagno Camilleri, poi Azzante guadagna un fallo laterale.
sarà dunque rimessa con le mani, sempre per Marchica, che finora si è incaricato di quasi tutte le battute con le mani per la Profavara. Palla messa in mezzo, c'è Lombardo a proteggere sulla pressione di Camilleri, poi Axante prova a controllare al limite dell'area, a servire un compagno, chiede l'1-2 al compagno che serve Pessiu, poi Lombardo decisivo in chiusura, palleggia col pallone, poi rilancia col sinistro, subisce fallo sulla pressione di Pessiu, che si becca anche il cartellino giallo, è il quinto ammonito della gara, il secondo per la Profavara, dunque lo annotiamo sul nostro taccuino al 93esimo, cartellino giallo anche per Morris Pessiu. Mentre ricordiamo che il Mazzara ha collezionato fin qui 3 cartellini gialli con Maniscalchi, El Amraoui e Lombardo, 2 di questi molto pesanti perché El Amraoui e Lombardo salterebbero l'eventuale semifinale di Coppa Italia. C'è Lombardo che è rimasto a terra, lo staff sanitario del Mazzara è entrato in campo per sincerarsi delle sue condizioni. È necessario l'intervento dello spray sulla gamba sinistra del capitano del Mazzara, che resta ancora a terra, mentre i minuti passano. Ricordiamo, sono 6 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara Polizzotto di Palermo. Adesso Lombardo prova a rialzarsi in piedi, si rialza sulle sue gambe, un pochino zoppicante il capitano del Mazzara, che è costretto comunque a uscire per poi richiamare l'attenzione dell'arbitro e ottenere il permesso per rientrare in campo. Arriva subito il permesso per il capitano del Mazzara. Si ripartirà comunque con un calcio di punizione dai piedi di Giorgio Pizzolato. Batte Pizzolato in avanti a cercare Bulades. Bulades che salta in alto anticipando Marchica, ma la palla termina in out, dunque sarà rimessa laterale in favore della Pro Favara. C'è proprio Marchica a incaricarsi della battuta. Adesso lancio in avanti da parte di King, c'è Pirrello a proteggere il pallone, lo perde poi sulla pressione di Rinoldo, che adesso controlla la sfera e prova a saltare un paio di avversari. Lancio in avanti di Rinoldo sulla destra, dove Axante non controlla il pallone, c'è poi Zerillo a controllare la posizione dell'esterno offensivo della Profavara e a guadagnare una importante rimessa dal fondo. Manca circa un minuto e mezzo alla conclusione dei 6 di recupero. Vediamo anche l'arbitro che controlla l'orologio al polso, mentre si riprenderà appunto con una rimessa con i piedi da parte di Giorgio Pizzolato. Pizzolato va ancora una volta alla battuta lunga per i compagni, sempre nella zona di Bulades. Ennesimo lancio sbagliato però da parte del portiere del Mazzara, sarà rimessa con le mani per la Profavara. Batte Marchica a cercare in avanti Camilleri, arriva un contrasto con Zerillo, che però guadagna rimessa laterale, questa volta per il Mazzara. Bulades lascia l'incarico proprio al numero 3 Nino Zerillo. L'arbitro si può riprendere a giocare, Zerillo batte in avanti a cercare Guayana, anticipato da King, poi Federico prova a rilanciare l'azione offensiva del Mazzara, adesso anticipa un lancio in avanti della Profavara, King prova la giocata su Federico, che va al duello anche con Marchica e guadagna un fallo laterale. C'è Bulades sul punto di battuta con le mani, Bulades lascia ancora una volta l'incarico a Zerillo. Per l'arbitro si può riprendere a giocare, Zerillo lancia in avanti Guayana, Guayana cerca l'appoggio su Bulades ma sbaglia la misura del passaggio, poi Bulades recupera il pallone e prova a portarsi in avanti sulla sinistra, trascinandosi però la palla fuori. Fase convulsa del match con Marchica, che adesso prova a rilanciare l'azione dei suoi, sponda di Pessiu, poi arriva la chiusura di Rallo, arriva il contrasto a centrocampo tra Federico e Axante, poi Pisciotta vince il duello con lo stesso Axante, sbagliato il lancio in avanti all'indirizzo di Guayana col pallone che termina fuori, arriva addirittura il cambio di rimessa laterale, sì, per la Profavara, che avrebbe sbagliato la rimessa in campo. Si lamentano i calciatori che sostengono di non aver battuto il fallo laterale che però cambia casacca e adesso sarà per la formazione del Mazzara. Zerillo prova a lanciare in avanti Guayana, arriva però il triplice fischio dell'arbitro
Mazzara batte Pro Favara per 2-1. Ricordiamo le reti: al quinto vantaggio del Mazzara con Melia, al 33esimo il pareggio della Pro Favara con Fallea, al 60esimo la rete decisiva di Guaiana, 2-1 che consegna al Mazzara il passaggio del turno. Dunque squadra di mister Domenicali che stacca il pass per le semifinali, semifinali in cui il Mazzara affronterà il Marineo, che ha vinto ai rigori contro l'Acragas, un pochino a sorpresa forse dopo l'1-1 della gara d'andata tra Acragas e Marineo, 1-1 anche oggi, poi il Marineo ha avuto la meglio ai rigori. Da Luca Di Noto e Vincenzo Di Ridone allo stadio Nino Vaccara è tutto, a risentirci per la prossima gara interna del Mazzara.